Bella a tutti signori e benvenuti in questo nuovo episodio della nostra Master League su PS4. Signori, prima di partire il video vi ringrazio per i like, per i commenti precedenti e per il supporto. Vi ricordo di iscrivervi al canale. Detto questo, signori, siamo reduci dalla sconfitta contro il Siviglia nello scorso episodio, che però non ci ha fatto scendere in classifica, questo sì. Oggi abbiamo un'altra partita di campionato, ok, ma non era questo che volevo vedere un attimino la classifica. Ok, sì, ci ha fatto scendere al terzo posto, ma siamo comunque a 2 punti dal Rennes e al 3 dal Siviglia. Questo non vuol dire assolutamente nulla, il campionato ancora è ancora lungo e noi possiamo ancora giocarcelo. Detto questo, scendiamo subito in campo contro il Den Bosch, che abbiamo già affrontato, non mi ricordo dove il Den Bosch l'abbiamo affrontato, forse in Coppa. Può essere che l'abbiamo affrontato in Coppa, non mi ricordo. Comunque, chi se ne frega. Scendiamo in campo, signore, la formazione è sempre la stessa. La nostra formazione di giovani che deve conquistare il mondo e noi glielo faremo conquistare, signori. Dobbiamo subito andare a cercare di andare o di ottenere la promozione in Serie A. Quindi l'obiettivo è proprio quello. Siamo a Livorno, Den Bosch. Den Bosch, dai, dai, scendiamo in campo, sono carico a pallettoni, signori, sono carico a pallettoni. Ora come ora, non so perché, ma mi sto divertendo di più a giocare con questo PES che con Ispro 2. Sarà che magari giustamente il livello di difficoltà è diverso, là è più alto e quindi ci vuole più tecnica e più precisione. Cos'è? Punizione dal limite, ma batte la piglia del secchio, dai. Punizione dal limite, attenzione, come si tiravano le punizioni? Non me lo ricordo. Parte la punizione, palla sulla tua barriera. Gambardoni la mette giù. Poteva darmi il rigore, però è bastardo. Poteva darmi un rigorino inventato. Oh, i rigorini inventati a me non me li danno mai. Porca miseria. Ciaramitaro, Ciaramitaro. Per Del Tongo. Tararara. Del Tongo, Passaroni. Passoni, Gambardoni. Ah, sbagliato il passaggio. Sbagliato il passaggio. Gambardoni, Gambardoni, Gambardoni. Lo tocca 2 volte. E poi la porta lui fuori. Si è dispiaciuto che magari poteva essere. Poteva essere levargli la palla. Passoni, che cazzo di stop fai? Passoni mio, ma che era? Che cos'è? Un numero da circo? Va bene, superfluo. Grandissimo Charmitaro che la stoppa. Ciara. Tiene cercato di tenere fisicamente, ma non ci è riuscito. Perché sì, quello l'ha strottonato in maniera violenta. Come se non ci fosse un domani, parliamone. Grande, bello così, Vargas. Mannaggia, Vargas si sacrifica, ma non riesce a trovare il guizzo giusto per levare il pallone. Bellissimo Lucarelli, recupera un gran pallone. Rossetti, 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 giustamente Rossetti è da solo, cerca di rientrare. Cercato Lucarelli. Christian, 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 Christian. Signori, penso che fosse il rigore comunque. Io non lo vorrei dire, ma ci hanno stroncato Lucarelli praticamente sul più bello. Lucarelli, mannaggia, cercato Passoni ma non è riuscito nel movimento. Ciaramitaro non riesce a recuperare sto pallone. Fa tutto da solo? Non lo so, non lo so. Non gli si è passato davanti senza neanche guardare il pallone. Porca miseria. Signori, cazzarola. Cioè, si stava a fare tutto il campo da solo. Lucarelli, che cazzarola ci fai lì, Lucarelli? A Lucarelli mio, che cazzarola ci fai lì in mezzo al campo? Tu sei il nostro attaccante principale. Punizione per il nostro Livorno, signori. Passoni, Passoni. Parte il traversone, la butta dentro. Vargas, attenzione, lo stop. Ma che è? Ma porca miseria. Ma evitato il pericolo, sto cavolo. Erano vicinissimi. Perché i miei non sanno stoppare? Io non capisco perché i miei non sanno stoppare. Attenzione, attenzione, attenzione. Oh, me la potevi dare il fallo però, mannaggia a te, ho aspettato troppo per tirare. Attenzione, già Lombardo. Lombi, 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 facci vedere cosa sai fare. Ma perché sti stop fatti così brutti? Ma che problemi avete? Avete i piedi quadrati? Io non lo capisco. Perché non sanno stoppare? Perché non sanno stoppare i miei? Perché i miei non sanno stoppare? Cioè, si fanno rimbalzare la palla addosso, ma è normale, secondo me? Non è normale. Primo tempo 0-0, va bene, va bene, va bene. Primo tempo 0-0, signori. Primo tempo 0-0. Dobbiamo trovare il gol, signori, perché sennò Siviglia e Rennes se ne vanno e noi non va bene questa cosa. Non possiamo far scappare via Siviglia e Rennes. Va bene così, va bene così, va bene così, va bene così.
Va bene così. Amelia, dai, Amelia per Pevsel. Pevsel per Charamitaro, che la stoppa a seguire. Mamma mia, che intervento deciso! Vargas scioccato e scivolato in campo addirittura. Addirittura l'hanno tenuto in campo. Porca miseria, oh, ma questi stanno a giocare. Sì, vabbè, poi io sbaglio pure questi passaggi, dico. Sono scesi in campo nel secondo tempo col fuoco questi, proprio dentro. Vogliono trovare il gol a tutti i costi. A Vargas, ma porca no, chi era? Pevsel, Passoni, Passoni per Rossetti, Rossetti, Rossetti per Lucarelli, 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 che vede il momento di Rossetti che cerca il tiro. Che cazzarola era? Ma era un tiro questo? Cioè, me lo chiami tiro? Vabbè. Cioè, doveva essere Lucarelli, recupera il pallone, Lucarelli, due volte è andato. Il recupero, attenzione, Passoni, Passoni che neanche riesce a stoppare un pallone. Ma porca, ma porca, ma porca, ma porca. Con calma, bravissimo del Tongo, del Tongo, del Tongo, lento come pochi. Vede Passoni che vede Rossetti, Rossetti si libera. Oh, fallo netto, fallo netto. Attenzione, fallo, fallo, punizione al limite. Attenzione. Chi la tira? Non lo so. Passoni. Passoni, Passoni, come si danno le punizioni? Passoni, parte il traversone. Parte il traversone, era un tiro in porta, non era un traversone. Tiena lì, tiena lì. Attenzione, Charamitaro, Charamitaro. Vede Passoni che ha la possibilità. Passoni due volte, Passoni anche tre volte, ma non riesce. Mannaggia, mannaggia, mannaggia. Al 79esimo, al 79esimo. Manteniamo il risultato fermo sullo 0-0. Attenzione, Passoni, ancora. Passoni, 83esimo, risultato fermo ancora sullo 0-0, gara combattuta, c'è stato un secondo tempo in cui è uscito di più il Van Bosch. Attenzione, Lucarelli, 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 Lucarelli mio, mannaggia a te. Oh, signori, signori, porca miseria infame, signori, dai, cazzo, l'ultima azione la facciamo fare a loro. Penso che sia finita, signori. Penso che non ci farà giocare altro tempo. Attenzione, Lucarelli, Lucarelli, Luca. No, 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 no. Attenzione, attenzione, tirala, tirala. Oh! Signori, che cazzo lo dico, l'abbiamo trovato con Charamitaro. Zona Cesarini, zona Cesarini. Livorno si porta in vantaggio. Con Charamitaro! Ma che cazzo di gol abbiamo trovato, signori? Ma questo è veramente assurdo. Questo è veramente assurdo. Il portiere se n'è andato a fragole. Colpo di testa, Charamitaro lì riesce a resistere fisicamente, la tocca e gol. Livorno 1, Van Bosch 0. O come cazzo la ti chiami? Mamma mia, pensavo fischiasse l'arbitro, invece ci ha lasciato giocare l'ultimo minuto, proteste di tutto quanto lo stadio nei confronti dell'arbitro per questo eccessivo minuto di recupero. Ma il Livorno, grazie a Charamitaro, si porta a casa la vittoria e tre punti importanti, tre punti importanti. Bella signoria, bella così, va bene, va bene. Infatti, ha ragione il commento che ho appena sentito. La partita finisce quando l'arbitro fischia e noi ne abbiamo approfittato fino alla fine. Buono così, tre punti che servono per il campionato, punticini importanti per il mercato. Che signori, ribadisco, il nostro obiettivo è Oba Oba Martins. Dai, comunque i nostri giovani stanno a crescere, dai. Dai, dai, stanno migliorando, stanno migliorando, i nostri giovani stanno migliorando e questo ci fa piacere, ci fa piacere. Il prossimo turno è il ritorno di Coppa, che l'andata l'abbiamo vinta 1-0 se non ricordo male. Quindi dobbiamo con calma scendere in campo, difendere il risultato dell'andata e passare. Annuncio di ritiro di chi? Protti e Mareggini. Ma io me li volevo vendere a tutti e due, va bene. Va bene, va bene, va bene. Detto questo, signori, io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i precedenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento. Bella raga, ciao!